inseriamo i nostri dati nella cornice nazionale in cui si è registrato un incremento del PIL dello 0,8%, di sicuro possiamo considerare l'incremento dell'export a Parma molto buono, quindi superiore al 9%, superiore alla media regionale che è attorno al 4,4% e superiore alla media nazionale attorno al 3,8%. Naturalmente la decontribuzione, il Job Act, hanno influito positivamente sull'aumento dei contratti a tempo indeterminato. Il numero il saldo positivo è ben di 4.108 posti di lavoro in più alle dipendenze a tempo indeterminato. Quindi i dati sono assolutamente confortanti. Nel 2015 si è registrato un incremento del 12,2% delle assunzioni, con un incremento record tendenziale e congiunturale veramente importante nel dicembre 2015. Le ombre ci sono, purtroppo, vorremmo vedere una disoccupazione calare e invece la preoccupazione è l'incremento della disoccupazione giovanile che nella fascia di età fra i 15 e i 24 anni supera il 29%. L'altro dato che costituisce sempre un'ombra è l'incremento dei patti di servizio dei patti di servizio delle persone precariamente occupate o disoccupate, che al 31 dicembre 2015 è di oltre 25.000. Verifichiamo che nuovi contratti fino ad oggi precari possono essere stabilizzati, quindi ci sia tutta una realtà imprenditoriale delle aziende che decida di usufruire di quelli che sono i benefici di decontribuzione e stabilizzazione che la legge oggi dà alle aziende. È chiaro che c'è un problema sul mondo giovanile e da questo punto di vista occorrerebbe aggiungere strumenti incentivanti rispetto all'assunzione giovanile. Qui credo che gli ultimi ragionamenti fatti in tema di flessibilità in uscita e quindi di pensionamenti potrebbero, se vogliamo, sbloccare una serie di entrate al fronte di uscite di cui il governo dovrebbe prendere, insomma, in considerazione.